trasferta dell'Alto Lazio contro una squadra ostica, considerando i numeri che esprime. Contro una buonissima squadra, un impianto già buono dell'anno precedente. Ho giocato l'anno precedente, tra l'altro, fu la partita che vende l'ufficialità della vittoria del nostro campionato, la penultima giornata proprio lì a Civitella Stellana. Una squadra già buona, l'impianto l'anno scorso l'hanno completata quest'anno con degli inserimenti appropriati e i 9 punti non sono un caso, ma testimoniano la loro qualità. Ecco, c'è l'incognita della partita settimanale, è necessario o è obbligatorio fare un turnover più marcato? Ma l'hanno fatta anche loro, non è se l'abbiamo fatta tra noi la partita infrasettimanale. È chiaro che la distanza mercoledì e domenica si legge, si sente dire, hanno problemi in Serie A quando giocano nelle coppe, no? E poi la domenica anche noi sicuramente è chiaro che qualche problema c'è, qualche recupero fisico insufficiente c'è sicuramente. E tu non obbligatorio, direi obbligatorio no, necessario magari. Lei ha dato 7,5 ai primi 50 minuti della partita con il Terranova Traiana, mentre nella seconda parte ha avuto a che dire. Lei pensa che ci possa essere un atteggiamento degli avversari ora contro l'Arezzo, come ha scelto Caluri? Ma può darsi, non lo so. 7,5 è un po' troppo. 7,5 non l'avevo detto. Una buona gara fino ai 2-0. Dai 2-0 in avanti no, ma fino ai 2-0 sì. 7,5 però è un po' troppo. E se le altre squadre faranno quello che ritengano opportuno fare? Noi speriamo di essere pronti in ogni evenienza. Senta, un vecchio adagio dice che le partite si vincono anche con i dettagli. Magari partite di questo tipo, magari ci può essere un calcio d'angolo, una punizione, una palla inattiva giocata in una certa maniera. Ma certo, a Orvieto la sbloccammo su una palla inattiva. Certo, sono determinanti. I dettagli sono fondamentali già del calcio. Non è un caso che ci lavoriamo tanto, sicuramente. Mister Boubacar ancora non ha segnato, Gialli ha segnato soltanto un gol in queste prime 4 giornate. C'è un, tra virgolette, un problema per quanto riguarda la prima punta in questo momento? Il problema è un parolone, dai. Tutti e due andando a giocarlo ci hanno dato, e anche un temporaneamente, per esempio il miglior del Gavorano, inizio uno direi fece molto bene, entro l'altro fu determinante nel gol della vittoria. Problema non direi, dai. È chiaro però che dopo 4 giornate qualche gol più me lo sarei aspettato, però dai, lo faranno da ora in avanti qualche gol più. Sono cominciati i lavori allo stadio, la squadra mista si allenerà ad Alberoro nel prossimo mese, è un po' preoccupato per questo cambio logistico per quanto riguarda la gestione degli allenamenti e anche della parte tecnica che fate, no, durante la settimana, oppure no? È chiaro, quando ci alleniamo qui è tutto migliore perché abbiamo l'organizzazione, tutto qui. Però se è giusto fare una cosa, perché il campo levo è retto fino ad ora e sono stracontento perché non avrei mai pensato di averlo così bello fino ad ora, però se ci andava ancora è giusto questo mese lasciarlo. Lo stadio è ovvio, non ci puoi andare, andiamo là con qualche sacrificio logistico, però un campo è decente anche là, anzi direi buono. Okay.